ben ritrovati in questa cucina! Andremo a fare gli argao, che sono quei ravioli di gamberi trasparenti. La prima cosa che andiamo a fare è l'impasto. 80 g di frumina, 60 g di fecola di patate oppure farina di tapioca. Una volta che abbiamo miscelato insieme le due farine, ok? Andiamo a prendere 150 g di acqua, deve essere bollentissima, anzi deve proprio bollire. Andiamo a rovesciarne la maggior parte, ma non tutta, aspettate a metterla completamente. E andiamo a mescolare leggermente così. A questo punto, che l'impasto è grumoso, andiamo a mettere un pizzico di sale e andiamo a mettere 10 g di strutto. Se non vi piace lo strutto, olio extravergine di oliva o olio di semi. Andiamo nuovamente a girare e andiamo ad aggiungere la restante acqua e mescoliamo. Vado ad impastare energicamente con le mani finché non diventa liscio ed elastico. Così prendiamo subito la pellicola, andiamo a avvolgere la pellicola e lo teniamo davanti a noi a disposizione. Deve rimanere tiepido. Avanti con il ripieno. Il primo ingrediente che noi andiamo a mettere, ragazzi, è del lardo fresco. Ne mettiamo 100 g e lo andiamo a tritare finementissimo. Lo andiamo a mettere all'interno di una ciotola. Poi prendiamo 200 g di gamberetti. Io vado a tagliuzzarli non troppo piccoli. Un cucchiaio di soia. Un pizzico di sale. Non esagerate perché la soia è già molto sapida. In Asia pensate che è molto più pregiata questa parte del cipollotto rispetto a questa. Noi usiamo questa, loro usano questa. Andiamo ad utilizzare il verde e andiamo a tritarla, anzi a tagliuzzarla così finemente. A questo punto andiamo a mescolare questo impasto, che è semplicissimo da fare, si fa a crudo, cuocerà poi a vapore. Prendiamo la pasta e andiamo a farne un bel salamotto. Andiamo a tagliarla. Consiglio di fare una pallina, andiamo a schiacciare le nostre palline che abbiamo fatto, prendiamo un mattarello e andiamo a stendere l'impasto. Dopodiché prendiamo un bel po' di ripieno, andiamo a chiuderlo così, ragazzi, piccole pieghe da una sola parte, ok? Così a mezzaluna schiacciamo che siano belli ciccioni. Ed il primo. Voilà. Io ho questo cestino, anche questo ormai si trova anche nei supermercati, è un cestino di bambù classico per cuocere i ravioli. Gli ho messo sotto delle foglie di cavolo perché non tocchino direttamente il bambù. E andiamo a mettere i nostri ravioli sopra. Chiudiamo subito in maniera che il vapore non fuoriesca, metto sul fuoco 15 minuti di vapore.